Salve ragazzi, in questo video impareremo ad usare questa bellissima app chiamata Planner 5D che ci permette di realizzare un appartamento, una casa e arredarlo anche, immergerlo pure in un giardino e quindi creare un lavoro molto molto bello. Allora, in questo video ve lo presenterò nella versione su PC, esiste anche una versione per smartphone. Accedere alla versione su PC dobbiamo digitare nella barra degli indirizzi questo indirizzo planner5d.com/it/it di nuovo. Vi chiederà di registrarvi con un'email e potete anche non registrarvi, però in questo modo non salverete nulla del vostro lavoro, quindi se iniziate a lavorarci dovete interrompere, perdete il lavoro. Invece se vi registrate con la mail terrete appunto conservati i vostri lavori. Vi consiglio quindi di registrarvi con la mail di Scuola 365, così non occupate la vostra personale. Allora, una volta che siamo registrati, andiamo su Inizia subito. Inizia subito, ci dà diverse possibilità. Inizia dal nulla riconosci una planimetria se avete già una piantina, vi dà la possibilità di accedere ai vostri progetti già salvati oppure a dei modelli preimpostati. Noi dobbiamo iniziare dal nulla, così impariamo dal principio come si utilizza questa app. Quindi clicco su Inizia dal nulla. Inizia un brevissimo tutorial che potete leggere con calma dopo. Adesso io le cose ve le dico direttamente. Una volta mandato avanti il tutorial, entriamo direttamente nel planner. Il planner ha una versione 2D e una 3D. In quella 2D vediamo tutto ciò che stiamo facendo in pianta dall'alto, cioè in proiezione ortogonale sul piano orizzontale. In 3D invece passiamo alla versione tridimensionale che, come vedete, ci dà modo di guardare da tutte le parti quello che stiamo facendo. Io sto muovendo il mouse cliccando con il tasto sinistro per fare questa rotazione. Se invece voglio fare quest'altro movimento, cioè spostarmi di qua e di là, devo muovere il mouse schiacciando il tasto destro. Ora noi lavoreremo un po' in 2D e un po' in 3D per ogni volta trovare la posizione migliore per progettare. Allora, io inizierei in 2D per definire le camere del nostro appartamento. Basandoci sulla tabella che avete trovato nella presentazione, potete vedere le dimensioni dei vari ambienti, le dimensioni minime. E questo è un ambiente da 25 metri quadrati, quindi molto grande e potrebbe essere, per esempio, un soggiorno. E, intanto dovete decidere cosa volete fare. Direi di non fare nulla di troppo enorme, però neanche troppo piccolo, quindi non un monolocale, non un quadrilocale. Io farei un bilocale, anche trilocale, diciamo, e quindi farei un appartamento dove c'è un soggiorno, una camera da letto matrimoniale, una camera da letto singola e un bagno. Quindi vado ad inserire delle nuove camere. Ho qui un menu in cui ho diverse cose, qui le nuove stanze, qui gli infissi, quindi porte, finestre e altre cose, qui i mobili e qui elementi da utilizzare nel giardino. Praticamente adesso vado ad inserire delle nuove camere, quindi clicco qui, mi dà varie possibilità. Questa è una possibilità di disegnare direttamente la forma della camera che voglio. Poi ho delle camere preimpostate. Questa prima, per esempio, è quella che abbiamo già trovato sullo schermo. Qui abbiamo diversi tipi di stanze con diverse forme. Diciamo che io per una cameretta, anzi inizio con una camera matrimoniale, clicco qui, vedete, mi si è subito presentata una camera di 15 metri quadrati, che quindi potrebbe essere benissimo una camera da letto matrimoniale. La vado a mettere in modo che due dei suoi muri vadano a coincidere. E la metto un po' sfalsata perché non mi va di fare una casa proprio rettangolare, voglio creare un po' di movimento. Quindi vedete, do degli angoli che poi naturalmente saranno belli da vedersi dal di fuori. La camera è di 15 metri quadrati, però la voglio ingrandire un po'. Come si fa?
fa ingrandire una stanza, praticamente si clicca su una delle pareti e la si trascina verso l'alto, per esempio, per ingrandirla, verso il basso per rimpicciolirla, e la stessa cosa si può fare con le altre pareti. Quindi per ora rimango in questa posizione, faccio una camera di circa 18 metri quadrati. Bene, adesso voglio mettere un corridoio. Un corridoio che sia situato più o meno in questo punto qui. Quindi prendo di nuovo lo stesso tipo di camera che ho appena preso, la seleziono, faccio coincidere prima di farla coincidere la vado a diminuire un po', perché poi potrei avere delle problematiche. Quindi vado a fare le dimensioni del corridoio di quanto mi occorrono. Voglio un corridoio da 1,20 m di larghezza, quindi vedete le misure le posso vedere, quindi diciamo non riesco a farlo, ecco, uno preciso 1,20. Per quanto riguarda la lunghezza ancora non so bene come la voglio lunga, per il momento però attacco qui il corridoio. Faccio un'altra camera, stavolta voglio una cameretta e la voglio posizionata in quest'altro verso rispetto a quella precedente. La cameretta, noi sappiamo, deve essere almeno di 9 metri quadrati e non mi piace così com'è, voglio che sia questo punto perfettamente coincidente a quello del corridoio. Poi è molto grande, 15,8 m, andiamo a rimpicciolirla, arrivo intorno agli 11 in modo da avere la forma di una cameretta. Poi in questo punto qua voglio collocare un bagno, quindi prendo di nuovo un'altra camera, è molto grande naturalmente, la rimpicciolisco un po' prima di farla aderire. 8 metri in realtà, un po' grandino ancora, quindi magari stringiamo un altro po', arriviamo a 7 metri e adesso la vado a collocare dove voglio. Come vedete è venuta una casetta con diversi angoli e se la vado a vedere in tre dimensioni, vedete, questo è l'effetto che vado ad avere. Potrebbe essere una villetta, infatti dopo vedremo di caratterizzarla un po'. Adesso però voglio mettere porte e finestre. Iniziamo per esempio con la porta d'ingresso, e la porta d'ingresso per esempio la vorrei proprio qui, in questo punto qui, perché magari poi qui ci faccio pure una verandina. Quindi clicco qui, vado a prendere una porta, scelgo portoni d'ingresso. Adesso voi vedete che alcuni dei materiali che andremo a visualizzare man mano hanno il lucchetto, sono bloccati perché noi stiamo usando una versione free, però vedrete che c'è tanta di quella roba da utilizzare in versione free che non c'è alcun bisogno di fare un abbonamento. Quindi scegliamo tra le due porte quella che ci piace di più. Io per esempio ho scelta mia, prendo questa e la vado a collocare dove la voglio. Però mi accorgo di una cosa in questo momento, che i muri della mia abitazione sono tutti da 10 cm, cosa che non va bene perché praticamente i muri esterni di un'abitazione devono essere da 30 cm, sono solo i tramezzi ad essere da 10 cm. Quindi devo fare delle modifiche. Come faccio a fare delle modifiche? Si clicca sul muro che voglio andare a modificare e qui leggo i centimetri, la larghezza e anche appunto i centimetri, e gli vado a dire che questa deve essere di 30. Come vedete mi ha allargato però il muro verso l'interno, quindi mi ha ristretto un po' la camera. Se c'è troppo differenza le andremo a ricalibrare, cioè se per esempio adesso andando a fare i muri esterni di questa camera mi scende sotto i 14 dovrò andare a ingrandirla un po', ma sarà semplicissimo. Adesso io velocemente vado a cambiare i muri di tutte queste stanze. Bene, adesso come potete vedere io ho allargato i muri di quasi tutto il perimetro della casa. Rimangono questi muri, quelli dove praticamente il muro continua anche all'interno della casa. Se io lo andassi a allargare con lo stesso metodo che ho usato adesso, si allargherebbe a 30 cm anche la parte esterna, e allora devo lavorare diversamente. Praticamente vado a dividere questo muro. Come si fa a dividere? Si clicca sul muro stesso, si clicca su questo simbolino
e si porta il punto fino al dove voglio che il muro sia interrotto. A questo punto io ho due muri separati, vedete questo? E questo non è più lo stesso, quindi questo qui posso di nuovo dargli lo spessore giusto, cioè 30 cm, e vedete che prosegue, che viene ingrandito soltanto in quella parte lì. Adesso vado a fare anche gli altri due. Ora che abbiamo tutti i muri dello spessore giusto, però dobbiamo andare a dare un attimo un'occhiatina alle camere perché potrebbero essersi ridotte molto. Infatti, vediamo che, per esempio, con questo ispessimento del muro, la camera da letto è diventata troppo piccola, cioè 14 metri quadri è al limite proprio. Io la vorrei un po' più grande, quindi la vado ad allargare un po', arrivare circa a 16 metri quadrati. Invece, la camera proprio singola è diventata veramente troppo piccola, mi è inferiore ai 9 metri quadrati, quindi la vado a ingrandire, la porto per esempio, facciamo a 11 metri quadrati, circa 11 metri e mezzo. Il bagno sembrerebbe ancora buono, lo ingrandisco un po' soltanto per essere sicura. Ecco qui, così ho la mia casetta così come la volevo. E andiamo a mettere le finestre e le porte interne. Comincio con le porte interne. Allora, vado a scegliere porte per camere e qui ho tre tipologie. E scelgo questa perché è più piccola di quest'altra che è molto grande e non si adatta al mio appartamento. Quindi scelgo questa. Come vedete, la vado ad appoggiare sul muro e lei si posiziona da solo. Devo solo decidere se mi si apre verso questo lato o verso l'altro lato e io preferirei verso l'altro lato. Quindi vado a cliccare sulla porta fino a che non trovo l'apertura giusta. Eccola qua, e la voglio, diciamo, accostata in questo modo. Poi scelgo le porte delle due camere. In realtà, senza andarle a riscegliere, posso anche fare, per esempio, così, copia, se voglio usare la stessa. Anche in questo caso la posiziono sulla parete, si posiziona da sola. Ne prendo un'altra ancora e la metto, riesco a selezionarla, sulla cameretta e voglio che si apra verso l'interno, quindi anche in questo caso andrò a trovare, se riesco, ecco qui, la giusta apertura. Si è spostata di nuovo, neanche così va bene, ce la faremo. Ecco qua. E infine quella del bagno, siccome la voglio quella, questa me la copio da qua, così faccio prima. Ecco qui la mia porta del bagno. Se vado a vedere in 3D, io vedo già tutta questa questi cambiamenti, queste cose in più che ho messo al mio appartamento. Eccoci qua, vedete che ho queste porte che si aprono sulle varie stanze, l'appartamento sta iniziando a prendere forma. Torno in 2D perché voglio mettere anche le finestre. Allora, voglio che tutti i fronti abbiano almeno una finestra e allora andiamo a scegliere le finestre e voglio prendere questa. Allora, questa finestra qua ne metto una su questo fronte della camera da letto. Poi la stessa finestra la metto sulla cameretta, facciamo da questa parte, poi una piccola per il bagno, eccola qui, e poi un bel finestrone qui per il soggiorno e due finestre, una qui e una qui per quanto riguarda la nostra sala. Ok, torno in 3D, eccoci qui. E vediamo che il nostro appartamento adesso ha anche le finestre. C'è una finestra in più che non capisco da dove sia sbucata fuori, adesso la vado a cancellare e altrimenti sembra che c'è una finestra fra due camere. E una cosa che posso fare, poi la cancello questa finestra, è anche decidere l'aspetto esterno della casa. Per esempio, io posso decidere, vedete, cliccato e poi ho preso questo, posso decidere la parete sia all'interno sia all'esterno come è decorata.
adesso siamo all'esterno, quindi clicco su outdoor e posso per esempio dire che questa parete io la voglio in mattoni e vedete me l'ha fatta in mattoni. Posso anche usare materiali diversi, no? Per esempio questa parete che non ha neanche una finestra, quindi è un po' brutta, magari la possiamo andare ad abbellire mettendoci un rivestimento in pietra tipo questo qui. Come vedete l'aspetto cambia e questo lo potete decidere per la vostra casa come la volete voi. E andiamo a togliere questa finestra che non si sa da dove è sbucata, quindi la cancello. E a questo punto voglio anche decidere l'interno della mia casa e se mi sta bene questo pavimento, ok, altrimenti ci posso cliccare sopra e sempre cliccando sul rullo posso andare a scegliere floor, pavimento, se cambiarlo. Per esempio, io adesso mi piace questo pavimento che c'è qui, però voglio che il bagno non abbia il parquet, il bagno deve avere le piastrelle, quindi seleziono floor, vado a cercare dove sono le piastrelle, eccole qui, scelgo una che mi piace, per esempio mi piace questo mosaico per il bagno e vedete che me l'ha fatto. Naturalmente poi andando in 2D potrò fare anche le pareti, lo farete voi in un secondo momento. Adesso andiamo ad arredare la casa e vorrei arredare il soggiorno, quindi clicco qui dove ci sono i mobili, comincio a scegliere per esempio il divano e scelgo un divano a mio piacere. Per esempio, questo qui. Allora, lo posso ruotare per metterlo nella posizione che più mi aggrada, eccolo qui. Posso metterci, per esempio, anche, non so, un tavolino da salotto. Ce ne ho due a disposizione, prendo questo, lo posso mettere questo tavolino di fianco. Allora, guardate una cosa strana che è successa, è che il divano è troppo grande e è andato davanti alla porta, quindi io posso anche riselezionare la porta e spostarla, quindi vedete faccio l'apertura dall'altro lato rispetto a quella che avevo stabilito precedentemente. In realtà questo divano è veramente un po' troppo grande per questa parete, magari voi cercate di fare qualcosa di meglio. Mi raccomando di non mettere mai nulla davanti alle porte perché altrimenti non si può passare. Ora vorrei che da questo lato della stanza ci fosse la TV. A questo punto levo questa finestra perché secondo me con la TV, con la finestra dietro, non sta molto bene. Quindi vado a scegliere anche un tavolino per la TV. I tavolini per la TV li trovo qui in ripostigli, mobiletti per TV. Ne ho due tipi. Scelgo per esempio questo qui. Lo vado a ruotare nel modo che voglio, così, e lo vado a mettere qui. E dopodiché ci vado anche ad inserire una TV. La TV la trovo in elettrodomestici. Elettrodomestici non da casa, però. Elettrodomestici video e TV. Ecco qui. Scelgo la TV, la metto esattamente ruotandola sul mobiletto. Poi vorrei mettere per esempio un tavolo per mangiare, quindi vado a cercare tavoli e sedie, tavoli da pranzo e seleziono ad esempio questo qui, lo metto qui. Ok, questo è il mio tavolo. Poi voglio che su questa parte ci sia l'angolo cottura. Come vedete, sembrava grande questo soggiorno, non è che lo sia poi così tanto. Potremmo anche decidere di ingrandirci un pochino. Comunque, per il momento, diciamo che qui voglio un angolo cottura. Per trovare i mobili della cucina, devo selezionare cucina. In cucina trovo sia la possibilità di creare la cucina come voglio io, quindi selezionando qua, scelgo tutti i pensili di sotto e posso scegliere poi quelli di sopra. Oppure, purtroppo abbiamo una sola possibilità perché le altre sono a pagamento, posso scegliere una cucina già pronta. Per sbrigarmi, io scelgo questa qui, ragazzi, la metto, proprio su questa parete, la devo girare così
Poi mi è capitato questo in più, lo cancello, non mi serve, e accosto bene al muro. In realtà qua manca ancora qualcosa che è il frigorifero, però per come l'ho strutturata io adesso la cucina non ci entra, cercate voi di fare qualcosa di meglio. Posso anche andare a decorare la mia stanza e per esempio prendendo le decorazioni, eccole qui. Nelle decorazioni trovo tante cose, vasi, fiori, orologi, pitture, statuette. Vi potete sbizzarrire a fare quello che volete. Andiamo a vedere come sta avvenendo in 3D. Ecco qui, questa è la nostra zona giorno. Possiamo anche metterci a livello ed entrare proprio in casa. Guardate, se io vado sempre più avanti, il mio omino mi entra direttamente in casa. Ed è come se io stessi proprio nella mia abitazione. Ora ci devo prendere un po' la mano, sinceramente, non sono molto brava, però vedete, è qui. È come se io stessi all'interno della casa che sto costruendo, veramente interessante. Posso anche andare a colorare, come vi ho detto, le pareti. Per esempio, voglio fare che tutta questa parete, che sta dietro al divano abbia un colore particolare. Indoor stavolta, non outdoor. Scelgo per esempio una carta da parati o uno stucco, e quello che voglio al nostro gusto. Possiamo anche, ho visto che si possono inserire anche delle immagini. Per esempio, se mi piace questa, vedete, mi fa tutta questa immagine in questo modo, tutta questa parete in questo modo. Ricordatevi che lì ho fatto l'interruzione, perciò si è interrotta. Vi ricordate quando abbiamo ingrandito il muro? Posso mettere i quadri e insomma tutto per rendere la nostra casa più simile a come voglio io. Altra cosa che posso fare, ragazzi, è quella di andare a decorare l'esterno, cioè in questo momento io l'esterno ho un quadrettato. Per andare a farlo invece, per esempio un giardino, si va qui su impostazioni. Vedete, in questo momento è selezionato questo, scelgo per esempio il verde, salvo. Ah, e già che ci sono, cambio pure il nome, così poi avremo, quando io dovrò vederlo per valutarlo, avrò il vostro nome. Quindi mettete il vostro cognome e mettete la vostra classe, per esempio, seconda C. Ok, come vedete adesso c'è un verde, tutto esterno, ma lo posso anche decorare. Posso mettere alberi, che naturalmente mi mette dentro. Lavoriamo in 2D che è meglio. Allora, posso mettere degli alberi, posso mettere delle aiuole, per esempio. Posso mettere anche dei mobili da giardino, arredamento da giardino, per esempio un tavolo per mangiare fuori, per esempio questo qui, lui mette sempre tutto dentro, non so per quale motivo. Aspettate, eccolo, lo metto qui sotto l'albero. Posso anche inserire delle parti lastricate, cioè io clicco su aiuole e viottoli, scelgo una parte lastricata, non so, una parte, scusate, a erba, ma se io ci vado a cliccare sopra qui, vedete, esce fuori questo e mi dà la possibilità di fare appunto la parte lastricata. Ok, così che per esempio per entrare in casa non ci abbiamo l'erba, ma ci abbiamo appunto il prato. E torno in 3D ed ecco qui quello che vedo. Naturalmente, voi arricchirete ancora di più. Io vi sto facendo vedere le cose basilari, andrete a mettere i mobili in tutte le camere. Ho visto che c'è anche la possibilità di mettere un tetto, ma non ve lo consiglio perché, io voglio vedere cosa c'è dentro. E quindi man mano potete andare a completare la vostra abitazione. Ora io adesso, ragazzi, ho messo il minimo indispensabile. Ho dimenticato pure alcune cose, come il frigorifero che vi dicevo prima. Voi dovete stare molto attenti a vedere camera per camera della vostra abitazione quali sono le cose basilari che ci devono stare in ogni camera, cosa deve esserci in cucina, i vari mobili, i vari elettrodomestici, cosa deve esserci nelle camere da letto, armadio, cassettiera, letto, comodino, cosa deve esserci al bagno, in modo che la vostra casa sia dotata di tutto ciò che occorre per vivere, comodamente, in modo confortevole. Quindi questo è quello che dovete fare. Una volta che siete soddisfatti del vostro progetto,
e appunto gli avete messo, come vi dicevo, il nome, e dovete praticamente condividerlo. Per condividerlo con me si fa in questo modo: si va a cliccare su condividi progetto, si seleziona, si copia questo link e si incolla nel post relativo a questo compito. Volevo però farvi vedere meglio questa cosa del lastricato, perché secondo me non si è capita bene, visto che era già tutto verde. Allora, cancelliamolo. Mettiamoci in 2D, lo cancello, eccolo qui. E vi voglio far vedere meglio come si vede se non ho già il fondo ad erba. Allora, se io lascio il fondo quadrettato e vado a scegliere aiuole e viottoli, quando, nel momento in cui lo inserisco, vedete, si vede bene, non come prima che non si vedeva per niente. Quindi si può sistemare prima come dico io, lo posso trasformare con la texture che mi piace, e per esempio stavolta voglio scegliere questa specie di San Pietrini, e a quel punto, a parte, posso scegliere pure la texture della scala, vedete, allargarla e diminuirla. E allora solo a questo punto, quando sono sicura di tutto quello che volevo fare, vado a mettere l'erba intorno, così lavoro molto meglio, perché avete visto che prima non si vedeva dove era andato a finire quel manto erboso, perché si confondeva col resto dell'erba. Quindi avete capito come si lavora, avete capito come si salva e anche come si condivide. Quindi non vi resta altro che mettervi al lavoro e fare la vostra casa più bella del mondo.